In marcia per la pace da Arezzo a Rondine, in migliaia tra studenti arrivati da tutta Italia e cittadini si sono mossi a piedi per raggiungere il borgo dove è nato un metodo per superare i conflitti. Che si può fare ognuno un passo. Quindi questo cammino da Arezzo a Rondine segna la volontà di non stare fermi, disorientati, impauriti, ma compiere qualcosa di possibile. E questo è l'abbraccio ai giovani coraggiosi di Rondine che hanno la guerra a casa e le hanno nel cuore e che tolgono ogni giorno il veleno dell'inimicizia per riconoscersi umani, riconoscersi fratelli, sorelle. I ragazzi attraversano Ponte Buriano e gridano il no alla guerra. La marcia è stata la prima iniziativa della tre giorni di Utopic Fest che porterà a Rondine personaggi come Piff e Claudio Bisio. Intanto il taglio del nastro delle nuove strutture dell'arena di Janin, la giovane internata ad Auschwitz assieme a Liliana Segre, la senatrice a vita che ha affidato ad un video il suo messaggio. Io vi ringrazio carissimi ragazzi che avete scelto a Rondine di portare avanti la vostra libertà, non parlando mai né di odio né indifferenza. Vi ringrazio e spero che questa esperienza vi dia quella forza e quella consapevolezza nella vostra vita che vi sarà indispensabile. Presente a Rondine il figlio della Segre, Alberto Belli Pace. Quali sono gli ostacoli oggi per la pace? Gli ostacoli oggi per la pace sono la totale mancanza di dialogo. Le persone devono parlare tra di loro, devono confrontarsi, misurarsi, aprirsi e disarmarsi. Questo è quello che si impara a Rondine. Per fare della relazione il punto di partenza, per condurre poi verso una cultura di pace. Secondo me quello che conta più di tutto nel nostro mondo attuale è innanzitutto l'informazione, che deve essere il più possibile neutrale, non mai di parte, dovrebbe essere così. E l'informazione, i media, secondo me hanno un'importanza nell'ambito non di Rondine, ma nell'ambito della nostra vita sociale, basilare, perché possono presentare la realtà in diversi modi, in modi diversi. Se invece, come si insegna a Rondine, si cerca di trovare un modo per, ripeto, creare la relazione, accettare e accogliere la relazione, quindi basarsi sulla cultura, sul sapere, sull'apprendere che cosa sono gli altri e in più accettare che l'altro abbia il suo dolore, perché il dolore non ce l'ho solo io, ce l'ha anche l'altro. Ognuno ha il suo dolore, se si riesce a creare una relazione tra i dolori, si riesce a creare un dialogo.